Veri e propri quadri viventi, grazie alla maestria di Paolo Saverio di Zinno, che affidò ai corpi umani la funzione di statue, immobilizzando busti, gambe e braccia negli atteggiamenti richiesti dalla raffigurazione sacra, legando i protagonisti a sostegni invisibili in modo quasi prodigioso. Sono i misteri che anche quest'anno hanno rinnovato tutta la loro suggestione, incantando fedeli e turisti accorsi in città per godersi la sfilata del Corpus Domini, caratterizzata dai 13 ingegni animati dai figuranti, che hanno lasciato il museo in via Trento per sfilare lungo le vie di Campobasso in processione. I misteri, portati a spalla per le vie della città al passo cadenzato dei portatori, facendo oscillare la struttura in ferro, creano l'illusoria sensazione di vedere angeli e diavoli volare a diversi metri da terra. Di Zinno intorno al 1740 ideò ben 24 misteri, ma 6 non ressero al collaudo e altri 6 che rappresentavano il corpo di Cristo, la Santissima Trinità, Santa Maria della Croce, la Madonna del Rosario, Santo Stefano e San Lorenzo, furono distrutti durante il terremoto del 26 luglio 1805 a causa del crollo degli edifici in cui erano conservati. Da allora hanno sfilato i rimanenti 12 misteri raffiguranti Sant'Isidoro, San Crispino, San Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, Sant'Antonio Abate, l'Immacolata Concezione, San Leonardo, San Rocco, l'Assunta, San Michele e San Nicola, fino al 1959, quando i cugini Tucci realizzarono un tredicesimo mistero, il Santissimo Cuore di Gesù, sulla base di un disegno attribuito al di Zinno. Un percorso lungo 10 chilometri, quello compiuto dalle macchine portate a spalla dai portatori al ritmo del Mosè di Rossini, che come ogni anno si è concluso in piazza Municipio con la benedizione e rientro al museo. Angeli, diavoli, santi, donzelle hanno affascinato i presenti e meriterebbero di entrare a pieno titolo nel patrimonio immateriale UNESCO.